Ciao! Allora, benvenuti nel video delle scoperte del mese. Quindi la prima scoperta che vi mostro subito è questo balsamo labbra che vi ho mostrato in alcuni video fa quando lo compravo. È il balsamo labbra della Bottega Verde, quello alla vaniglia nera, questo qui, che è un 5 ml, ho guardato sul sito, e costerebbe 9,99 € a prezzo intero, che io ho completamente finito. Allora, è questo. Allora, cosa dire di questo balsamo? Prima di tutto, a prezzo intero, troppo caro, ma con le promozioni, come ho fatto io, compratelo assolutamente. Voglio provarne altri di questa linea. L'INCI non è affatto male, oltretutto. E poi mi piace perché è bello morbido, si stende bene sulle labbra, non lascia scia bianca, non si va a spostare nelle angoli della bocca, non è lucido. Non appiccica, davvero valido. Lascia le labbra molto morbide, idratate, nutrite. Applicato anche la sera, uno strato un pochino più consistente. Comunque sia, le lascia belle morbide. Ottimo anche da portarsi dietro. Molto valido. Unica cosa, il profumo è buono, ma non mi ricorda affatto quello della vaniglia nera che io amo e adoro. Però questo è sicuramente un valido prodotto. Secondo prodotto che vi mostro. E andiamo alla cura dei piedi. Questo è Genera crema piedi, trattamento intensivo con aloe vera, estratto di melissa, olio di Sacha Inchi, protettiva, deodorante, emolliente, rinfrescante. Allora, prima di tutto è un Made in Italy. Poi 100 ml costa 1,50 €. L'ho segnato alla saponeria e la confezione è questo qui, se lo vedete. E non ha niente da invidiare ai marchi più costosi, cioè fa il suo lavoro, è una bella crema che si stende bene, assorbe molto rapidamente, lascia la pelle molto morbida, anche da applicare quotidianamente mi piace. Unica cosa, come tutte le creme per i piedi, ha un profumo un po' mentolato e infatti contiene dentro l'INCI il mentolo, quindi è vero che rinfresca e dà anche alla sera ad esempio una bella sensazione di sollievo e di freschezza senza andare a dare troppo fastidio, però si sente un pochino il mentolo, anche se durante l'applicazione non fa lacrimare gli occhi come invece fanno altri prodotti. Quindi per 1,50 € come crema quotidiana io ve la straconsiglio perché è davvero molto valida. E concludiamo con un altro prodotto grande scoperta. Questa invece è una crema mani e sapete che io sono sempre alla ricerca di creme mani. Allora, questa è della linea In.Primis, Natura e Scienza, dice di essere una crema mani emolliente e protettiva con olio di mandorle dolci e olio di oliva. Allora, io, questa è un Made in Italy, esatto. Io l'ho trovata alla Coop con 8p, 100 ml, vengono a prezzo pieno 1,09 €. Quindi ve la faccio vedere, perché se vi capita di trovarla, sia la crema mani che tutta la linea della In Primis, perché penso che non sia molto costosa e potrebbe essere valida, davvero compratela. Allora, intanto è una crema mani che è davvero valida, lascia le mani molto morbide, belle idratate, ottima durante il giorno perché la si stende e assorbe molto velocemente, quindi va bene da applicare anche più volte durante la giornata. Se vogliamo fare un'azione più nutriente o ristrutturante, la sera ne mettiamo un pochino di più, lasciamo assorbire qualche minuto in più, ma davvero un assorbimento molto rapido. Oltretutto, dice di avere olio di oliva, ma non sa affatto di oliva. Quindi, se non vi piace la profumazione, come ad esempio a me, non c'è problema perché non so, assolutamente il profumo non sa di oliva. Sa molto di mandorla, quello sì, me lo ricordo, e sa di mandorla, è buono, ma non persiste sulla pelle. Davvero una crema mani, secondo me, che di tutto rispetto, non ho guardato bene l'INCI, non è neanche troppo lungo, ma comunque vi metto il bio INCI, anzi, ho appena controllato, ragazzi, l'INCI è ottimo. Cioè, aspettate tutti, fermi tutti. L'INCI è ottimo. Ha solo qualche profumazione, ma per il resto è ottimo. 1,09 € con un ottimo INCI. Quindi davvero compratela se trovate questa linea. Io adesso devo tornare alla Coop e vedere se della In.Primis, credo che sia questa qui,
Ci sono altri prodotti oltre alla crema mani perché li voglio provare, questo era davvero fantastico. E allora, queste erano tutte le scoperte del mese. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovate. Vi ricordo anche di seguirmi sempre su Instagram perché le recensioni brevi le pubblico lì, quindi faccio una cosa molto veloce, le first impression. Ad esempio, se ho solo un campioncino oppure un piccolo prodotto che uso una o due volte, non posso fare una recensione super dettagliata, ma ci sono le first impression. Comunque sia, se vi faccio scoprire qualche prodotto nuovo, qualcuno che vi incuriosisse, se vi sono stata utile, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. Mi stavo affogando e alla prossima! Ciao!